Molto bene. Abbiamo trascorso una notte serena. E adesso, finalmente, collacceremo il portale di mano. Attiveremo il portale. Vi dico subito che il portale, anche se lo attiviamo adesso, non rientreremo ancora. Dobbiamo solamente vedere se il funzionamento del portale è attivo o no. E abbiamo, stiamo vedendo che funziona. Ora dobbiamo mettere a posto un po' l'inventario. Nel senso, alcune cose non ci serviranno a niente. Tipo la bussola, tipo l'accetta. Per cui vogliamo fare una bella pulizia d'inventario, sistemare le cose che non dobbiamo portarci in un'altra scatola, e dopo aver fatto tutti i controlli del caso, dopo aver meticolosamente procurato quello che ci può servire, varcheremo l'inferno, il cancello dell'inferno. Questo episodio si chiamerà Edit Minecraft. Il titolo lo scelto io. Perché? Perché c'è un videogioco che, a cui ho giocato per molti e molti mesi, e tecnicamente non sono mai riuscito a finirlo perché è veramente immenso come gioco. Si chiama Irrigate Kingdom. Non so se lo conoscete. Comunque ho provato a rigiocarlo, ho giocato più volte con diverse classi. Cioè praticamente tutte le classi presenti ho ricominciato da zero a metà o tre quarti del gioco con un'altra classe. Comunque, questo sicuramente non è niente, quindi lo lascio. Stavo dicendo, adesso dobbiamo prima di tutto riparare l'armatura, meglio andarci con tutte le protezioni ben attive. Dopodiché pensiamo di costruirci un altro piccone e magari una pala, possibilmente con il metallo, con l'elemento più forte che abbiamo, e cioè il diamante. Abbiamo deciso di agire così perché abbiamo già fatto dei viaggi all'inferno in altri gameplay che non abbiamo mai completato. Cioè abbiamo giocato, anzi adesso ha giocato per i cazzi suoi. E quindi, non essendo preparati, lui ha fatto delle cazzate. È più volte morto. Quindi adesso meglio prepararsi bene per il viaggio. Quindi la situazione potrebbe andare per le lunghe. Comunque una cosa è sicura. Entro la fine di questo gameplay sicuramente staremo all'inferno. Per cui chiediamo venia se la cosa può risultare lunga. Ecco, per esempio, costruisci un'ascia di diamante, mi chiedo che scopo abbia, visto che all'inferno non ci sono elementi che possono essere rotti con la diamante. Cioè, per riparare il piccone devi spendere 6 diamanti. Ed è un piccone senza nessun potenziamento. A sto punto vi direi, fatti un piccone nuovo. E questo qua magari scassato te lo conservi. Sì. Se vuoi potenziare anche l'altro piccone, mi sembra la scelta migliore.
Vediamo un poco quanto costa. Oh, poco, veramente poco. Adesso andiamo all'inferno e abbiamo sufficiente livelli. Vediamo un poco se anche questo piccone costa così poco. Sì, anche questo costa poco. Ritengo che sia stata una scelta oculata. Abbiamo speso solamente 4 livelli per poter ottenere quello che sarebbe costato molto di più. Vuoi già riparare l'arco? Mi sembra che non sia troppo danneggiato. Però l'arco tiene molti incantesimi sopra, ho paura che costerà. Infatti, costa molto più di quanto possiamo spendere. Dovrei aspettare. Magari potresti livellare al tempio, più avanti. Sia chiaro, se andremo a livellare non credo che vi piacerà vedere, perché per poter raggiungere, per passare a un livello ci vogliono ore. Quindi se vogliamo arrivare almeno a 100 livelli dobbiamo stare nel tempio ad ammazzare Silver Fish per una settimana. Non una settimana di Minecraft, una settimana nel tempo reale, penso, presumo. È una supposizione. All'inferno, con questa texture pack, tutto assume una colorazione rossa. Per cui, se ti vuoi portare degli elementi per segnare il percorso o per difesa, io ti consiglio di utilizzare la ranaria. Magari la puoi suddividere in blocchetti di ranaria, così ne puoi mettere di più. Almeno il bianco, il biancastro sul rosso, si nota maggiormente. Non credi che sia la soluzione migliore? Una cosa che ci dobbiamo assolutamente procurare sono le torce. Quindi ricordati di prendere carbone e torce. Vedo che hai seguito il mio consiglio. Bene. Molto, molto, molto bene. Ritengo che abbiamo sufficienti blocchi per muoverci. Adesso io direi di portarci anche un secchio. Magari se vogliamo cuocere qualcosa lì, magari potremmo cuocere direttamente lì i mattoni infernali, per cui un po' di carbone serve. Ecco, abbiamo sufficiente torce adesso. Ritieni che 64 siano sufficienti? Io me ne porterei qualcuno in più. Io direi che lo slot che occupa la bussola potresti anche non portarti la bussola, ti pare? Sì, va bene, meglio andare bene. Ok, direi che siamo pronti e carichi per andarci all'inferno. Un rapido controllo. Ok. Si parte. Non mi dica che porta la porta. Ok, chissà cosa ci aspetterà nel regno del genere.
non ero sgravo, quindi entri non sono lontano. Ok, siamo arrivati. E direi che abbiamo avuto un culo della Madonna. Perché siamo arrivati con un punto anche abbastanza pianeggiante. Dentro una caverna. Si è lodato il creatore di Minecraft. Stiamo in un punto buono. Siamo anche protetti qui sotto. E vedo che ci sto tanta pietra infernale da poter prendere. Bene. Scusate il guardo. Ora mi ci serve la sabbia del mio. Se ce ne sta un poco siamo proprio a cavallo. Oh, cazzo. Guarda qua sotto. Qua sotto, guarda. Mamma mia, un muro di sabbia delle anime! Questo è il quarzo, penso. E quella è la luminite. Abbiamo avuto molto molto culo. I tre elementi base che compongono l'inferno in grossa quantità li abbiamo a portata di mano. È chiaro che tu, proprio un culo della Madonna, lo hai sempre. Vediamo un poco. Oh cazzo, io già sento nell'aria un qualcosa di strano. Stasera cosa, in questo momento il server sta laggando un po', per cui ti consiglio di evitare di fare gesti inconsulti. Ah, ci sta proprio un cubo di mamma. Molto bene. Oh cazzo, io sento che ci sta un gas in aria, ci sta un fantasma, uno spettro. E la mia paura è che possa in qualche modo vederci. Il problema è che io non riesco a vederlo, lo sento ma non lo vedo. Dove cazzo sta il figlio di puttana? Vai piano. Vai piano. Perché non usi una torcia? Allora, quello di magma sta qua sotto. Quindi se ti costruisci una pedana e usi l'arco, lo possiamo fucilare subito. Sta qua sotto. Eccolo là, lo vedi? Forza! Leviamoci dai coglioni questa seccatura. Incominciamo a levare un po' di sabbia. Ricordati, quando cammini su questa cosa vai lentamente e con uno specchio in giro non potendo correre può diventare fastidioso cosa. Cazzo sta? Non lo vedo. Puttana Eva! Ma cazzo! Vattene da lì, vattene! Ecco, lo sto salvando di forza! Meno male, ma sono solo colpo. No, non ho colpito questi!
se colpisci questi ti vengono tutti a casa, ti caricano tutti quanti. Oh no, un altro, questa! Ma dove è? Dove sono? Non lenta! Questa!